Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video, siamo sempre in un video tattiche. Mi è stato chiesto ultimamente sui miei social di portare il 4-4-2, però visto che il video sul 4-4-2 già l'avevo portato nelle prime tattiche, da lì non è cambiato praticamente nulla. Quest'oggi sono qui a portarvi il mio 4-4-2, però la versione con i mediani, quindi la versione numero 2. Andiamo a vedere, quindi quest'oggi vediamo solo questo modulo, che è quello che sto più utilizzando, che ho utilizzato nelle ultime due weekend league. Ci tengo a dire che quest'ultima weekend league è stata caratterizzata da un po' di disconnessioni e una rete ballerina, però tutto sommato abbiamo portato a casa un buon 25, che veramente sembrava impossibile portare con questa rete maledetta. Comunque questa è la squadra, ragazzi, l'ho aggiornata, come vedete è arrivato Kiliano. Mitico Kylian Mbappé che fa compagnia al suo Neymar. Prossimi upgrade: Kanté e Van Dijk per Gomez e Allan. E poi, appena riesco, vorrei togliere Lucas Moura e mettere Mané. A 7, ovviamente. E poi vediamo un po' come muoverci. Mi piacerebbe anche provare il Rashford If, anche se vorrei dare priorità prima a Kanté e Gomez. E poi, sinceramente, mi piacerebbe prendere Cristiano Ronaldo, perché quest'anno è veramente fenomenale. Comunque, detto ciò, andiamo a vedere le tattiche di oggi. Allora, 4-4-2-2. Come vedete, i moduli che utilizzo io sono sempre gli stessi. Stavo un po' provando un altro 4-2-3-1, il classico 4-2-2-2 che già abbiamo visto nell'altro video. Però oggi ci concentriamo sul 4-4-2-2. Perché utilizzo il 4-4-2 con i mediani, ragazzi? Perché ho notato che con il 4-4-2 classico, con i CC, non riuscivo a tenere bene la difesa. Questo forse dovuto al fatto che Pogba è molto offensivo e quest'anno i work rates veramente si sentono in campo, quindi non riuscivo mai ad averli in linea. Facendolo partire mediano e dandogli l'impostazione di restare dietro, ho notato che c'è più copertura in fase difensiva e quindi mi sto trovando meglio. E poi in attacco, ragazzi, è uguale a 4-4-2, solo che i mediani salgono fino a un certo punto del campo. Però ripeto, per me è veramente simile, cambia solamente che da CC abbiamo i CDC. Detto questo, andiamo a vedere le tattiche. Io utilizzo tattiche veramente normali, solo la profondità l'ho un po' abbassata, proprio per evitare le imbarcate col 4-4-2, perché molte volte, a differenza del 4-2-3-1, siamo più scoperti, quindi preferisco essere più attendista in difesa. Quindi andiamo ad utilizzare ampiezza 5, profondità 4, ragazzi, non so perché mi ha messo 3, comunque profondità 4. Equilibrato, ampiezza 5, perché tanto il modulo già è largo di suo. E andiamo ad allargare ancora di più l'ampiezza. Abbiamo gli esterni praticamente vicino alla linea laterale e non mi piace, proprio così. E poi vi faccio vedere anche perché io utilizzo un'altra impostazione che mi permette già di averli larghi e quindi non mi serve l'ampiezza elevata. Poi abbiamo giocatori in area 4 per il discorso di evitare gli inserimenti dei mediani e quindi trovarci scoperti in contropiede. Il modulo l'ho impostato così, quindi 2-5 skill davanti, in questo caso Neymar Mbappé, Rashford, Lucas Moura sugli esterni, Pogba a sinistra, Allan a destra e poi la difesa classica, Mendy, Varane, Gomez e Semedo. Per quanto riguarda le istruzioni, andiamo subito a vedere, abbiamo i due attaccanti a cui non dico niente, ragazzi, tutto classico, tutto equilibrato, perché mi piace che devono essere liberi di fare ciò che vogliono, e però so che devo trovarli lì perché quando mettete tutto equilibrato, ragazzi, non tendono a spostarsi tantissimo dalla loro posizione. Quindi sono il punto fermo della squadra. Non li metto in rientro in difesa perché non mi piace avere la squadra nelle ripartenze troppo schiacciata nella mia area. Quindi mi piace avere quei due attaccanti là davanti che gli scaricate il pallone anche con un filtrante e gliela passate, no? Poi abbiamo i due esterni. L'impostazione di cui vi parlavo prima. Li metto il gioca largo ed entra in area per il cross. Perché il gioca largo? Questa è un'impostazione che utilizzavo anche l'anno scorso. Qui potete anche mettere taglia dentro o svaria, però svaria non ve lo consiglio. O addirittura lasciarli normali, che in base alla situazione loro decidono se allargarsi o tagliare. Però, dato che quest'anno si sfruttano molto le fasce, io quando ho palla col terzino già so che il mio esterno sta a largo e sta lì sulla fascia a scattare. Non li metto inseriti alle spalle perché preferisco farlo scattare io con L1 o chiamarlo a me, quindi lascio normale. Entra in area per il cross perché può succedere che voi state attaccando, per esempio, dalla fascia destra. Quando vi rigirate per crossare o dovete fare anche il giro palla, no? Per arrivare in area, vi capita l'uomo in più dall'altro lato.
cosa che per esempio è successa ieri in un amichevole in cui avevo palla con Rashford, giro palla da Rashford a Neymar, Neymar la da Pogba, Pogba l'ha scaricata in diagonale a Lucas Moura che era entrato in aria, quindi in tutto questo momento lui era entrato in aria a tagliare e si è trovato libero perché il terzino era andato a coprire la punta. Quindi ragazzi, si crea la situazione di un uomo in più in attacco se sapete muovervi. Ecco perché utilizzo entrare in area per il cross, che per me questo non è fondamentale, anche perché si segna molto di più di testa. Quindi anche se avete un Cristiano Ronaldo o qualsiasi player alto sulla fascia, potete crossare e c'è la possibilità di fare gol sul secondo palo. Poi abbiamo i terzini resta dietro un attacco classico, anche se ho provato il partecipo, l'attacco equilibrato, ragazzi, però per me quest'anno i terzini è meglio che stanno dietro, a meno che non sapete giocare, non sapete difendere alla grande, siete dei fenomeni. Preferisco evitare più imbarcate possibili perché quest'anno è una lotteria. Poi bisogna vedere con la nuova patch che hanno fatto come si rivoluzionerà il tutto. Però queste sono le mie impostazioni attuali del 4-4-2. Spero che le proviate, così mi fate sapere il vostro feedback, anche perché sotto i vari commenti dei video noto con piacere che portandovi le mie tattiche e come utilizzo il modulo, molti hanno avuto effettivamente una miglioria, e quindi questo mi fa piacere se sono d'aiuto a qualcuno. Detto ciò, sto preparando qualche tutorial, ragazzi, su qualsiasi cosa, vediamo se riesco a pubblicarlo. Purtroppo il tempo a disposizione è un po' poco, però sto cercando di, nel mio piccolo, di portarvi il tutto il più possibile. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto come vi trovate con queste tattiche, passate dal link in descrizione. Un saluto da Gera, ciao!